Come proteggere i centri abitati dagli incendi boschivi? Sono i vigili del fuoco, alla presenza del ministro dell'interno Lamorgese, a dare le indicazioni principali per chi vive in zone più a rischio roghi. Questo opuscolo punta a raccontare a tutti in maniera molto semplice cosa bisogna e cosa non bisogna fare per evitare incendi di vegetazione. La prima cosa è guardare con attenzione la vegetazione che circonda la casa e valutare se è il caso di tagliare qualcosa, di sfrondare qualche cosa e poi procedere in accordo anche con i regolamenti comunali. Un programma di prevenzione che accompagna la nascita di 7 punti di pronto intervento territoriali. Abbiamo costituito quelli che sono i presidi rurali, che sono fondamentali. Perché? Perché ci saranno delle riserve d'acqua da poter utilizzare immediatamente in più posti del territorio. 7 aree, soprattutto al sud, dove le fiamme solo l'anno scorso hanno causato morti e danni enormi. Incendi dolosi, in cui i colpevoli troppo spesso restano impuniti. Oltre alla repressione, si punta con l'aiuto dei comuni a informare sui comportamenti da adottare. I comuni sono il luogo in cui purtroppo si pagano le conseguenze degli incendi, qualche volta anche molto pericolosi, perché non sono soltanto incendi boschivi, ma spesso addirittura quasi nel cuore delle città, e quindi dobbiamo collaborare strettamente con i vigili del fuoco, col Ministero dell'Interno, per un'azione che è innanzitutto un'azione di informazione.